Io sono Letizia Fasulo, ho 17 anni e insieme ad Alessandra sono stata la più giovane eletta di circondario, credo. E questo secondo me è un segno positivo perché comunque dimostra quanto il Partito Democratico abbia chiamato a raccolta un po' di giovani. Però è anche il segno che bisogna fare un po' di più, perché comunque nella realtà che vivo tutti i giorni, essendo io una liceale, che i giovani sono molto disinteressati alla politica e a tutto questo. Ma qui vedo molto ottimismo riguardo ai giovani, però bisogna fare molto di più, secondo me, perché il disinteresse è tanto e anche l'ignoranza. E basta. Spero si possa continuare su questa strada perché comunque io che vengo, diciamo sì, dalla sinistra giovanile, ma ho un'esperienza di poco meno di un anno, avevo visto che le persone nei riguardi del Partito Democratico erano un po' stizzite, invece ora la cosa si sta risollevando, io in prima persona e mi fa piacere. Boh, io non conosco nessuno, sì che... Appunto, invece che a caso. Lui là. Chi di voi è dentro un organismo del partito? Tutti? No, io sono, cioè, sono in direzione. È un organismo. Li prendi? Sono in segreteria, è un organismo. Lui è un programma. Chi è che non è stato eletto? Io sono un cooptato. Due. Tre. Allora, secondo me l'alzata di mani e la riunione di stasera dimostrano una cosa fondamentale, che se una volta si poteva chiedere al partito di assumersi delle responsabilità e di fare qualcosa di più nei confronti dei giovani e dei ragazzi, oggi è venuto il momento per smettere di chiedere a qualcuno e di cominciare anche, diciamo, per... responsabilità di ciascuno di noi a fare noi, perché il partito non è, c'è il partito a cui ci si deve rivolgere e poi c'è l'organizzazione giovanile. Quella roba che io auspico di vedere mai più, perché significa che c'è un partito che siamo noi, per cui o noi facciamo le cose nei confronti delle giovani generazioni oppure non le fa nessuno, anche perché nel bene e nel male ogni ricambio non porta, insomma, che restino altri a consigliare, bisogna cominciare a buttarsi, sbagliare qualche volta, ma fare le cose e provare a azzeccare. Qualcuno ha detto siamo fuori, siamo venuti qui per imparare, ho sentito Gambassi e diceva, ecco, per me sentire Cerreto, Fucecchio, Gambassi, Montelupo, Capraia è una novità assoluta, per cui diciamo i passi in avanti non sono innumerevoli. Ancora per flash, io penso che noi abbiamo la necessità stringente di dare cittadinanza e visibilità a tanti ragazzi che molto spesso non vengono rappresentati dentro le ricerche sociologiche, ma che ci sono, lavorano, si impegnano, fanno volontariato, fanno politica, fanno aggregazione e socialità, soprattutto in territorio come il nostro, e dei quali si parla molto poco. Io prima ho fatto l'esempio della legalità, ma l'ho fatto perché è un tema, mi sono occupato negli anni
precedenti e mo occupo ora per la segreteria regionale del partito del tema del lavoro, credo che quello sia il tema principale che riguarda noi e non solo, penso che sia anche la questione che molti, anche oltre i giovani, sentono come prioritaria nell'agenda politica e sociale del nostro paese, e penso che la lettura con la quale noi possiamo guardare a questo tema risponde anche a tutta una serie di interrogativi in altro aspetto, no? Credo vada affrontato di petto anche in campagna elettorale. C'è il tema dell'università e c'è il tema della scuola. Io su questo ne parlavo ora con Caterina, però provo a suggerirvi anche una cosa che si faceva quando si perse le elezioni nel 2001 e che io penso si debba cominciare a fare subito. Noi allora si scrivevano delle lettere e si mandavano alle scuole indirizzate al rappresentante di istituto chiedendogli di venire in federazione per parlare con noi e per iniziare a discutere i problemi della scuola, dei ragazzi. Io credo si debba ripartire da lì, perché se guardandoci tanti noi magari ci sono pochi riferimenti diretti, intendo dei livelli veri dove c'è la vita reale dei ragazzi, noi bisogna provare a coinvolgere quelle persone lì. Ne aggiungo un'altra, non solo rappresentanti di istituto, ma anche rappresentanti di classe. Basta una lettera, se da 0 o da 2 o da 3 si passa a 2, 4 o 5 persone, sono rivoluzioni, non sono pezzettini, sono cose che cambiano totalmente la capacità di parlare a centinaia di ragazzi, per cui io penso si possa provare a farla, una cosa di questo tipo. A Empoli c'è un pezzo di università, noi si fece un'iniziativa di sinistra giovanile lì, credo si possa provare a ritirare fuori un qualcosa di simile. Io vi invito davvero a fare anche, c'è questo programma del Partito Democratico del quale si può anche discutere, oltre che fare, io le feste le propongo dappertutto, soprattutto in campagna elettorale, ma c'è anche qualcuno che ha bisogno ogni tanto di rifletterci un po' di più sui problemi, per cui qualche appuntamento tematico, qualche riflessione un po' più politica la si può mettere in piedi, e ci abbiamo anche la possibilità di costruirlo in pochissimo tempo, perché le competenze ci sono e non si sta parlando di problemi insolubili, sono cose che si possono benissimo affrontare in tempi ragionevoli. L'invito a costituire i comitati di giovani per Veltroni in ogni comune di questa realtà e di questo territorio in tempi rapidissimi. Si fa un calendario, ognuno dice quando fa la sua assembleuccia, si mette insieme e diventa un fatto politico che in un territorio come quello del Polese Valdezza ci siano X realtà nelle quali nascono gruppi di ragazzi che fanno campagna elettorale. Fine, buon lavoro e ci si vede presto. Grazie per la sigla. Ci vuole la sigla? Eh? La sigla?